Siamo con il dottor Michele Cevenini della Fondazione BIT Leucemia, che si occupa sostanzialmente di ricerca in ambito legato alla leucemia. Siamo in una mattinata che pone l'accento su quello che è la ricerca scientifica che si fa a Milano, nel milanese, ma in generale, dove si è presentato un ciclo di incontri. Erano presenti insieme la senatrice Elena Cattaneo e la ricercatrice Elena Cattaneo, insieme all'assessore Tajani, che col Comune di Milano hanno appunto sponsorizzeranno questi incontri, dove si parlerà di ricerca e di quello che si fa in questa città per la ricerca. Ecco, chiediamo al dottore di parlarci un po' di più, perché sicuramente tra gli sponsor e tra le persone che si occuperanno di questi incontri. Sì, la Fondazione BIT Leucemia Onlus è sponsor unico del Comune di Milano per questo ciclo di incontri informativi che sono aperti a tutta la popolazione e gratuiti e riguardano il tema della salute. La salute spiegata ai cittadini in maniera semplice e comprensibile. In particolare l'accento sulle cellule staminali. BIT Leucemia riconosce insieme al Comune di Milano l'esigenza da parte della popolazione di un'informazione maggiore e più chiara su un tema così delicato come quello delle cellule staminali, ed è per questo che abbiamo accettato con davvero entusiasmo la proposta del Comune di Milano di affiancarli in questo ciclo di incontri che inizierà giovedì questo, 13 marzo, e si concluderà in giugno. Quindi voi coordinerete in qualche maniera questi incontri, raccoglierete la partecipazione a questi incontri, li amplificherete a livello di web? BIT Leucemia promuoverà la partecipazione a questi incontri attraverso i nostri canali informativi, il sito www.bitbeat-leuchemia.org, il nostro gruppo Facebook, perché crediamo che anche le generazioni più giovani abbiano il diritto e l'interesse a partecipare a questi incontri, e consentiremo la partecipazione anche di esponenti molto importanti a questi colloqui che vengono dall'estero e porteranno la loro testimonianza. Una domanda specifica faccio al dottor Cividini, giusto? Relativamente a appunto le argomentazioni scientifiche e proprio in particolare le staminali, di cui si è fatto un gran parlare in quest'ultimo periodo. Citiamo trasmissioni famose televisive molto viste, come quella delle Iene, piuttosto che non, insomma, casi abbastanza eclatanti che poi hanno portato anche con cure staminali specifiche o particolari molto discusse. Ecco, volete riprendere, in qualche maniera questa iniziativa è un far riprendere la scienza in mano alla scienza, la divulgazione scientifica che parta con anche un accreditamento scientifico, un qualcosa di solido, di serio? Sì, l'obiettivo è proprio far arrivare la scienza vicino ai cittadini e far capire quanto può essere facilmente comprensibile. Questo è proprio l'obiettivo che condividiamo come BIT Leucemia: informare in maniera chiara, senza dare false speranze, e efficace la popolazione, perché riteniamo davvero che ci sia una grossa esigenza, soprattutto sul tema delle staminali, di fare chiarezza in modo serio, invitando le persone più, diciamo, autorizzate a parlare con competenza di questi temi. Quindi un bisogno di dare un'informazione sicura e seria rispetto dei temi che sono per i cittadini, direi, prioritari, perché sono quelli della salute e quelli della possibilità di curarsi anche in altri modi, ma che siano modi, alternative e possibilità di cura accreditate scientificamente. Accreditate, serie, sicure, vere. Cerchiamo proprio di fare un quadro alla popolazione su diverse malattie. Noi in particolare come BIT Leucemia ci occupiamo dei tumori del sangue, e ricordo uno degli incontri sarà proprio dedicato alle staminali cordonali, ovvero da cordone ombelicale. Peraltro ricordiamo, come è stato detto questa mattina, che a Milano molti istituti scientifici, fondazioni e insomma tanti enti stanno facendo veramente tanto, hanno fatto tanto negli anni passati per la ricerca. Sì, Milano è davvero anche qua una capitale non solo dell'industria, della moda, di tante industrie, ma anche proprio della scienza, e BIT Leucemia è orgogliosa di aiutare a diffondere questa conoscenza della scienza, che è una cosa davvero bellissima, ma che se rimane circoscritta a poche persone, insomma, è davvero un peccato. Vogliamo farla arrivare a tutta la popolazione. Grazie ancora, dottor Cividini. Ricordiamo che questi incontri sono pubblici, anzi sono pensati proprio per una partecipazione pubblica, e si possono informare. Diamo il sì, sul sito
beat-leuchemia.org, dove troverete l'elenco e il calendario di tutti gli incontri e gli argomenti, e ci auguriamo che la partecipazione dei cittadini milanesi sia numerosa. Grazie ancora. Lo sarà sicuramente. Grazie. Ok, grazie.